Sì, sono Piazza Walter, delegato provinciale della Federpol, e vorrei presentare anche il presidente dei sindaci della Federpol e l'avvocato Artoni, che grazie a lui abbiamo ottenuto un grande risultato, cioè con una sentenza rilasciata dalla Cassazione che abilita e riconosce molto ancora di più il lavoro degli investigatori privati. Dal 24 di settembre di quest'anno finalmente il governo ci ha riconosciuto il tesserino ministeriale rilasciato direttamente dal Ministero dell'Interno. È una battaglia che abbiamo vinto finalmente. Siamo riusciti ad ottenere una certificazione non solo professionale ma anche ufficiale per gli investigatori, e questo tesserino ci porterà nuova vita e nuovo modo di lavorare. Sì, la sentenza che siamo riusciti ad ottenere in Cassazione è una sentenza di natura penale. Vuole dire che, facendola in modo molto semplice perché è un po' articolata per certi aspetti tecnici, però vuole dire che con questa sentenza l'investigatore può operare con maggior tranquillità, maggior serenità, senza incappare in quelli che sono rischi di condanne penali che possono invalidare o comunque rendere estremamente più difficoltosa la loro attività. Questa sentenza sancisce che se non c'è un danno nell'attività che svolge l'investigatore privato, attenzione che la sto semplificando parecchio, non esiste il reato penale, e quindi in sostanza l'investigatore non rischia un processo, non rischia anche di mettere a repentaglio la licenza, e questo fa il paio con quello che diceva prima il presidente della Federpol. Con un tesserino, il tesserino riconosce l'attività, questa sentenza li fa lavorare più tranquillamente.